Allora siamo qui sulla spiaggia di Rio de Mar, sull'Alto Ionio, con Maria Antonietta Costanzo, che è un'imprenditrice locale che allestisce tutti gli anni questo bel lido e che è impegnata nella denuncia del fenomeno delle erosioni che abbiamo documentato in un video a parte. Allora Maria, cos'è questa erosione? Come funziona e che cosa provoca? Beh, diciamo adesso in maniera tecnica si parla dello scioglimento dei ghiacciai, il livello del mare che aumenta. Sta di fatto che comunque quest'anno abbiamo avuto un fenomeno, parlo della zona in cui mi trovo, San Pietro in Mevagna, eclatante, molto evidente. A giugno c'è stata una mareggiata che ha eroso 25 metri di sabbia. Negli anni precedenti questa cosa non è che non esistesse completamente, c'era il fenomeno erosivo, però era molto limitato. L'intera Puglia quest'anno ha pagato uno scotto pesante, perché non è un problema solo ed esclusivamente di San Pietro in Mevagna, ma avete sentito anche sui giornali, i laghi Alimini sono quasi del tutto scomparso, Porto Cesario, le spiagge di Porto Cesario sono quasi del tutto inesistenti. Quindi è una Puglia che non corrisponde del tutto all'immagine positiva che viene trasmessa fuori, ci sono problemi strutturali. Ci sono problemi strutturali seri. Voi avete denunciato questa situazione, avete lanciato degli allarmi? Assolutamente sì, all'autorità competente, quindi comune e di conseguenza la regione, però c'è un assenteismo totale. Noi siamo soli di fronte alla natura e non solo di fronte alla natura, ma anche all'attenersi ad un regolamento, perché chiaramente sulla spiaggia zone vincolate, quindi paesaggistico, forestale, siti di importanza comunitaria, non puoi operare in maniera selvaggia, ti devi attenere comunque dei regolamenti, a delle leggi e devi essere autorizzata. Quindi siamo, da una parte abbiamo il mare contro il quale non si può fare niente, dall'altra parte abbiamo i comuni, la regione che sta ferma. Attualmente latitanti. Si parlava di un piano delle coste sul quale tutto si rimanda. Eh sì, il piano delle coste diciamo che doveva essere già approntato nel 2001, quindi reso operativo, invece siamo al 2011, attualmente ancora la regione Puglia non ha il piano delle coste, per cui sono ferme le concessioni, non si riesce a sviluppare questa parte del turismo sulla costa e si rimanda continuamente. Quale potrebbe essere una soluzione concreta? Qualcosa è stato fatto, mi dicono. Sì, nel Salento, parliamo di Torre Lapillo, Porto Cesario, l'associazione Lasso Balneari è quella che si è mossa di più, intervenendo appunto sui comuni e sulla regione, hanno avuto l'autorizzazione al posizionamento di sacchi che permettono la ricostituzione diciamo della sabbia, però non basta. Attualmente ci vorrebbero dei frangionda a fermare chiaramente quella che è l'impetuosità del mare, per poi proseguire ecco, al ripascimento. Però la regione in questo senso è molto molto lenta. Diciamo che noi siamo fortunati in questo senso ad aver avuto l'associazione che si è mossa per Asso Balneari, associazione sì, che riunisce i lidi, gli stabilimenti balneari a livello nazionale. Di cui tu sei una rappresentante? Io attualmente sono rappresentante per la zona di Taranto, che non era per niente sviluppata, la stiamo sviluppando in realtà in questi mesi. Sono stata io a contattare Asso Balneari perché nel Salento è l'associazione che si è mossa di più, quindi nasce il problema, hai una esigenza, ho contattato il presidente e in questo momento stiamo cercando di operare questa cosa anche per la parte del Tarantino, quindi fare il gruppo, perché comunque tutta la costa pugliese, Taranto, Brindisi, Lecce è ormai in grave pericolo. Che tempi? Estinzione totale. Ecco, appunto, avete fatto previsioni, se non cambiano le cose qual è lo scenario? Se non cambiano le cose lasciamo che il mare faccia da sé, probabilmente fra 2 anni questa costa non ci sarà. Addirittura. E da questo punto di vista Vendola, per esempio il presidente Vendola, che parla molto di green, di attenzione al territorio, ci si aspettava qualcosa di più forse? Quando si chiama direttamente l'ufficio
l'ufficio regionale preposto per questa cosa, chiedendo appunto una ridistribuzione dell'arenile come è accaduto a me quest'anno, attenendosi comunque a delle leggi del codice della navigazione che permettono questa cosa, la risposta è: in questo momento dobbiamo stare fermi perché il piano delle coste non è pronto, perché manca questo, perché manca l'altro, però in buona sostanza non dipende dall'imprenditore. Noi saremmo dispostissimi a fare un piano delle coste nel giro di un mese per poter lavorare serenamente e dare anche un servizio migliore, visto che credo sia uno dei pezzi di mare più belli d'Italia, senza nulla togliere al resto, ad altri colleghi in altre regioni, però questo pezzo della Puglia credo che non abbia nulla che invidiare realmente alle Maldive. E questo fiacca l'imprenditorialità, vi demotiva? Assolutamente sì. Dicevi che mediti proprio di mollare se le cose non cambiano. A volte ho un pensiero che passa sicuramente per la mente, cioè quello di andare a fare imprenditoria da qualche altra parte. All'estero, dicevi? Addirittura all'estero, sì. Quindi un pezzo di Made in Italy che perderemo, questo know-how di gestione della spiaggia. Sicuramente l'individuo nasce per poter lavorare, noi la cosa che chiediamo è lavorare serenamente, poter continuare a fare una vita normale, serena con la propria famiglia. Un pensiero per Nichi Vendola, se passasse da qui. Beh, se mi dovessi chiedere se c'è posto, probabilmente gli direi di no, perché non ha sistemato le cose. Non lo vorresti qui in spiaggia? Non credo. Sarebbe. La problematica è che, ripeto, parole. Noi vediamo, notiamo un grande campagne assentese. Elettorali calde e bellissime, poi seguiti scarsi. Finale morale della favola qual è? Qual è l'insegnamento negativo e invece la strategia positiva? La strategia, in questo momento farei un appello a tutti i colleghi, gli direi: uniamoci e facciamo sentire la nostra voce ancora più forte di quella che in realtà non si ha già, perché appunto la Regione Puglia non sia solo uno spot pubblicitario bellissimo da vedere sui giornali o attraverso le agenzie di viaggi, ecco, proporre il Salento in un certo modo e poi ritrovarsi quando il turista viene qui vede una realtà diversa e molte persone non tornano, e questo è un delitto. E quindi poter dare un'immagine reale di quella che è la Puglia. Venite in Puglia perché sicuramente è una zona bellissima e trovate anche ciò che cercate, cioè servizi che vi possano permettere una vacanza serena, del relax e godervi realmente quello che poi insomma state cercando. Ecco, io questo. Io direi in conclusione: tieni duro, non mollare. Assolutamente no, prima di andare all'estero le proverò tutte. Bene. Ottimo, grazie. Grazie a voi. Ecco, perfetto.